Fiore d'avena nella campagna della mia Toscana. Salve a tutti! A tutti, proprio a tutti! E ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con La Chiacchiera! Io sono Alessandro Cecchini, detto Il Cecco. Ed io, Emanuele Batelli, detto Baracca. Cecco e Baracca della Divina Toscana nella chiacchiera di oggi. E anche nella chiacchiera di un tempo. Esatto! Di come parlava prima la gente. La chiacchiera della nostra Firenze. La voce del popolo. Con tutti i suoi modi di dire, proverbi e voci della gente stradaiola. Che oggi non si sentono più. Si racconta che dalla metà dell'Ottocento a tutti gli anni venti del Novecento, in tante strade e piazze fiorentine, si poteva assistere a questo rincorrersi di voci e di richiami. Erano i cosiddetti venditori ambulanti. E anche i bottegai, gli artigiani, che facevano delle nostre strade dei luoghi intensamente vissuti. Dove in carenza di illuminazione domestica, il sarto non disdegnava di cucire sul marciapiede, per esempio. E così anche il tappezziere, il canapaio, l'impagliatore di fiaschi svolgevano il loro lavoro all'aria aperta. E sulle porte delle case. E a questo chiacchierare di voci e richiami stentorei serviva per avvertire le persone in transito, ovvero i potenziali clienti. Compratelo in mimigliaccio e gridi barrocino, c'ho carda la pattona, c'ho i pan di ramerino. Una sorta di presepio vivente, proprio. Davvero, quante chiacchiere. Ma veniamo ai proverbi e detti fiorentini. Interpretati da Sergio Forconi, una voce toscana per i detti toscani. Firenze, città dell'arte, va in culo a chi arriva e a chi parte. Si dice a chi minaccia insistentemente di andarsene o di dare le dimissioni. È anche un termine per vantarsi rispetto agli altri, eh? Il classico orgoglio che hanno i fiorentini nel loro cuore. Poi? E si fa come quello che si taglia i cinci per far dispetto alla moglie. Vendicarsi in modo da danneggiare paradossalmente più se stessi che della vittima. E questo danneggiò parecchio se stessi. Sì, ci sta che poi alla sua moglie non gliene fregasse nemmeno più nulla, eh. Infatti c'è un altro detto. Esse becco e bastonato. Cioè, oltre a essere cornuto, è neanche sfortunato. Peggio di così. Poi? Pogge buha e fa pari. Dicesi di quando si vuole addolcire un qualcosa e vederne un lato positivo che pareggi conti. In questo caso il poggio sarebbe la salita e la buca sarebbe la discesa. Quindi salita più discesa uguale pianura. Eh? Che spiegazione ingarbugliata. Lo so. Però torna. A noi le cose semplici non ci piacciono. No. Altro detto. Senza villeri è un silallera. Senza soldi non si fa niente. Questa è di facile interpretazione. Poi? Quando Monte Morello c'ha il cappello, fiorentino piglia l'ombrello. Detto meteorologico. Di solito le nuvole sui monti a nord di Firenze preannunciano pioggia in città e nella piana. Infatti poi c'è il detto. Meglio aver paura che buscanne. Meglio aver paura che prenderle. Come dire, la prudenza non è mai troppa. E noi, se si vede il cappello sui Monte Morello, si piglia l'ombrello, ovvia. Giusto. Senti questo, questo famosissimo. Tira più il filo di una sottana che un carro di buoi della Val di Chiana. Oppure? E tira più un pelo di fia che du paia di bovi. Di facile interpretazione anche questa. Che vuol dire che quando c'è la presenza femminile è garantito un miglior successo su ogni cosa. In termini fini. Esatto. Ultimo detto. Chi non ha testa abbia gambe. Chi non si ricorda di prendere qualcosa deve avere gambe buone per tornare indietro a prenderla. O comunque per costruire qualcosa di buono uno e deve avere. Cioè può avere testa, cioè ingegno, oppure praticità,
quindi gambe. Ringraziamo Sergio Forconi che ha interpretato i nostri detti fiorentini. È in principius della media leta che il tal Boccaccio ne trasse i vizi, così come il Petrarca le lor passioni. Poi venne Dante, che riunì tal cultura in canti, tanto che il De Bardi ne trasse lingua. Tanti si successero, tanti successi della chiacchiera messa in scena. Questa è la cultura, questa è la storia del vernacol fiorentino. Ringraziamo Marco Mazzoni per questo stacchetto introduttivo che introduce il momento cultura della chiacchiera. Le origini del teatro popolare. Ed anche del teatro in generale, perché è importante sapere che buona parte dell'estetica dell'edificio teatrale ha origine fiorentina. Ovvero di alcune caratteristiche del teatro all'italiana. Nel Rinascimento a Firenze riemerse l'importanza dello spettacolo teatrale a beneficio del potere politico. Così come lo era stato anche nell'antica Roma. Esatto! Il Granduca organizzava molti spettacoli allestendo il secondo cortile di Palazzo Pitti a forma di teatro, permettendo una veduta dell'esibizione anche in altezza. Da questo si sviluppò l'idea dei palchi per il posto degli spettatori in teatro. Sì, cioè la separazione fra platea e palchi in altezza. Giusto, ma non fu l'unica invenzione, eh? Ah no? No, no. Pensate che all'interno di Palazzo Vecchio, nel Salone dei 500, in occasione di particolari eventi, veniva allestito un teatro. E questo teatro aveva delle caratteristiche, cioè disponeva di un proscenio. Cioè la continuazione di palco a sipario chiuso, permettendo di recitare fuori scena. E fu questa fu la prima volta che in Italia si ebbe un esperimento del genere, ed il suo ideatore fu Giorgio Vasari. Tanti furono nel Rinascimento gli artisti fiorentini che si dedicarono al teatro. Sì, fra i più conosciuti ricordiamo Filippo Brunelleschi e Leonardo da Vinci, che furono definiti apparatori scenografici. Perché grazie al loro ingegno costruirono elementi mobili all'interno della scenografia. Infatti, dopo il loro impulso, si ebbe l'inizio, pensate un po', della scenotecnica. Penso un po'. Firenze, città di ingegni arditi. Sì. Ed un altro ingegno, sai chi fu? Bernardo Buontalenti. Sì, un allievo di Vasari. Che all'interno della Galleria degli Uffizi costruì un importantissimo teatro per la corte del Cinquecento. Fu il Teatro Mediceo. Era il teatro dedicato alla corte del Granduca. Sì, esatto. Ma il nostro teatro popolare? Infatti, sempre Buontalenti, su ordine del Granduca, edificò anche un altro teatro destinato questo invece al popolo. E fu il Teatro di Baldracca, o detto anche della Dogana. Perché il pubblico pagava un biglietto. E in questo teatro fu ganzo perché, pensa, ci recitavano i comici della commedia dell'arte. È proprio vero, Firenze, città dell'arte. Il vino rosso mi piace a me. È il momento del personaggiaccio, ovvero di un personaggio caratteristico che interpretiamo negli spettacoli, omaggiando il vernacolo. Prima abbiamo parlato di venditori ambulanti. Bene, alla puntata di oggi abbiamo invitato niente po' di meno che Spallino, il bottegaio di San Martino. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, signor Spallino. Lei ha la sua bottega ambulante. E c'ho questa bottega a San Martino, dove si vende ogni cosa, e si vende i prosciutti, gli abbacchi, le otenne. Insomma, si produce nella fattoria e si vende. Perché lei ha un'immensa fattoria nel cuore della campagna toscana, dove appunto produce ogni cosa. E boia pulla, boia. Fortunato lei a mantenere viva un'attività così bella ai giorni nostri. Immagino che avrete parecchie entrate. Sì, considerando anche il cancello davanti per il trattore, ce ne abbiamo quattro. No, ma cosa ha capito? Intendevo dire entrate economiche. Ah, ho capito, cioè la parla di dindo. Vabbè, insomma, guardi, di questa faccenda se ne occupa mia moglie, perché è la c'è più portata, capito? Ah, ho capito. Sì. Cioè, è sua moglie che scarica l'IVA. No, la mia moglie la scarica l'uva, cioè, perché lei è più leggera, capito? Cosma, no! Io intendo le uscite. Come che la intendi? Se ha molte entrate, avrà anche molte uscite, immagino. Ma senta, io uso a casa sua, me la faccia lei. Però, vede, a casa mia
e indosso all'entrata e la uso anche come uscita. Ma cosa ha capito? Va bene, via. Salutiamo Spallino, il bottegaio di San Martino. Il vino rosso mi piace a me, ne bevo tanto chissà perché, o dai vinaio verso le tre, e ci fosse sempre l'una. Eccoci al termine anche di quest'altra puntata. Ed anche oggi abbiamo chiacchierato, eh? Si chiacchiera alla chiacchiera, eh? Ringraziamo Sergio Forconi, l'interprete dei nostri detti toscani. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook, Compagnia Teatrale La Divina Toscana. E chiunque voglia contattarci per i nostri spettacoli trova tutte le informazioni sul sito www.ilcecco.it. E ci sentiamo alla prossima puntata! Fiore d'avena, nella campagna della mia Toscana, dove ogni cosa bella ti è vicina, la vita è più tranquilla e più serena.